A distanza di quasi un anno, Piazza Umberto I torna fruibile alla città di Andria. I lavori sono iniziati a luglio 2022, durati più del previsto rispetto alla consegna, confermato il disegno precedente della piazza con un intervento di restauro urbano reso necessario a causa delle condizioni di degrado in cui versava uno dei luoghi più frequentati dai cittadini del centro, davanti a Palazzo di Città. I lavori sono costati circa 250.000 euro. Rinnovato la pavimentazione, ridisegnate, ecco, con la nuova perimetrazione in cordole di pietra tutti i giardini, con il nuovo prato, tutto il sistema di irrigazione, il nuovo arredo urbano, la illuminazione completamente nuova. Poi il rifacimento totale dei bagni e il restauro delle fontane. Per quest'ultima, ecco, ci sarà attraverso un'operazione di bilancio, diciamo, extra, perché non prevista dal progetto, l'effettivo funzionamento delle stesse. La nuova piazza Umberto I risponde anche ad alcuni criteri di sostenibilità. Che il progetto risponde, ecco, a criteri di sostenibilità ambientale. Abbiamo anche una stazione per le bici elettriche dove si potrà caricare, parcheggiare, e c'è un criterio, ecco, di raccolta delle acque, quindi dicevo di sostenibilità, che interessa a tutti i progetti, insomma, delle piazze che stiamo portando avanti. La riconsegna della piazza ai cittadini è stata celebrata con un momento di festa, tra musica, con la partecipazione fra gli altri della cantante andriese Patti Lo Muscio e degustazione del Trenocelle. Piazza Umberto I sarà custodita dalla multiservice, ma i primi a prendersene cura dovranno essere i cittadini. Non abbiamo nulla da tagliare, abbiamo da vivere, vivere gli spazi, prendercene cura il più possibile, fare in modo che possano essere dei luoghi di incontro sereno e non dei luoghi, insomma, di discussione, non dei luoghi in cui si consumano delle cose che non vogliamo più vedere. Questa città ha tante bellezze, la prima bellezza è la sua gente e la sua gente lo deve dimostrare. E ai cittadini, nel complesso, il restyling della piazza piace, ma non mancano le osservazioni. Le piace la nostra piazza come l'hanno sistemata? Ma insomma, no, è abbastanza. È mancata per un anno, ci voleva. Sì, quello sì, ci è mancato sì. Però qualcosa da dire in più lo dovevano mettere. Per qualche postazione per sedersi. Sono pochi questi sedili che stanno qua. Dovevano mettere di più. Che ha dimenticato la sindaca? Di mettere le tabelle del cane, non andare a fare la piscia. Le deiezioni canine. La rete deve mettere almeno qualche tabella, che la gente, giustamente, non te ne frega niente alla vela. Vedrai che un tempo di un mese saremo come prima.